Allora, sempre con Tonino Cagnucci e Carlo Zampa, prima di parlare dell'intervista ad Osvaldo, Tonino, devo per forza prendermi tre punti nei tuoi confronti, perché ieri sera pronosticavi una vittoria, ti ho detto invece Barcellona facile. Chapeau. Non è stato facile però, io... Vabbè, insomma, però, neanche... Anzi, secondo me il Milan ha giocato meglio di quanto pensassi, è uscito, secondo me esce meglio il Milan che il Barcellona. Però il Barcellona esce con 3-2, capito? Sì, Barcellona, vabbè, tra i marziani, sarà stata perfetta. Senti, Milan, no, però... volevo chiedervi una cosa, ve l'immaginate che cosa sarebbe accaduto a Roma se, per esempio, il fenomeno dell'estate scorsa, vale a dire Villas Boas, fosse arrivato sulle sponde del Tevere e avesse fatto quello che sta facendo a Londra, ve l'immaginate? Che... No, questo è importante, è vero. Anche se poi ha detto che Villas Boas è stato comunque un obiettivo della Roma. Come no? È stato il primo obiettivo. Io penso sia anche comunque importante fare una distinzione di quelle che sono le realtà, cioè la realtà Chelsea è una cosa, la realtà Roma oggi è un'altra, sì. Insomma, perché magari adesso ti voglio dire, Luis Enrique è messo sulla panchina del Chelsea, se avesse fatto le stesse cose di Villas Boas o anche peggio addirittura, insomma, avrebbe avuto chiaramente delle conseguenze diverse rispetto a quelle che magari poteva avere o sta avendo comunque qui a Roma con un inizio altalenante, insomma, cioè sono due realtà sicuramente diverse. Certo, io comunque sono certo che poi lo confermeranno anche a fronte di questo disagiato. Io penso che lì Guardiola può essere uno dei candidati, perché poi non so quanto Guardiola rimarrà ancora al Barcellona. Hanno cacciato Ancelotti che aveva vinto il campionato della Coppa d'Inghilterra. No, ma io dico per quest'anno, amici miei. Per quest'anno. Quest'anno è sicuro. Poi saremo a vedere. Va bene, comunque sorprendenti i risultati di Champions, perché il Bayer Leverkusen, come stiamo dicendo, ha battuto il Chelsea 2-1 e poi c'è l'Apoel che è agli ottavi, questo vale quello che... Questa è storia vera. L'Apoel erano come il Limassol, quelle cose lì, squadre materasso si diceva. Anche come primi sono passati. Infatti, va bene, allora Osvaldo, a me piace questo signore perché dice delle cose che nessuno direbbe nel mondo del calcio, per esempio il calcio lo gioco ma non lo amo, studio chitarra e pianoforte, questo lo rivolge a Massimo Cecchini in un'intervista che pubblica oggi la Gazzetta dello Sport, dice studio chitarra e pianoforte, quando smetto so già cosa farò, intanto mi diverto con la Roma. E qui, e poi è sfacciato perché dice è sfacciato proprio, dice l'Argentina proprio, non ha creduto in me, non capisco, in due punti in campo virgola a parte Messi me la gioco con tutti, metteci una pezza, insomma, no? Capito, è anche un po' la sua forza questa qui, è vero. No, io ho apprezzato anche quando dice non sono un tifoso della Roma, ho fatto e non ho niente contro la Lazio. Un po' dà fastidio, però dalla parte visto che è così. Beh, apprezzi la sincerità, no? Apprezzo la sincerità, quindi chi è sincero poi magari è più vicino magari a affezionarsi veramente a una maglia o qualcosa. E sulla maglietta Totti. Mi piace quando ha detto praticamente gli fa schifo la trasmissione che la, non so se si può dire, la dei tronisti, insomma, insomma. Gli piace andare in giro sporco, gli piace la musica, gli piace pure Pink Floyd, quindi c'ha pure i bei gusti, Rolling Stones, uno... Poi somiglia, questo è uno sciupa femmine, questo somiglia a Johnny Depp, leggermente, è uno sciupa femmine questo proprio, con la carta carbone proprio. Hai capito? Poi dopo dice, sentite qua, il paragone con Battistuta, lui era più potente, più concreto, io più tecnico, potrà sembrare forzata, ma invece io sono convinto di quello che ha detto, la penso anch'io così. Lui... Guarda che sulla tecnica non ha torto, nel senso che Gabriel non è che fosse uno dalla tecnica sopraffina. Gabriel aveva una grandissima potenza fisica, da parte di... era tornato, era, beh, una cosa, era una cosa, lui la deflagrazione ha messo in dubbio proprio la mia eterosessualità, però hai voglia, lui effettivamente Osvaldo comunque è giocatore tecnico, cioè magari quella è stata anche una bella sorpresa rispetto a quello che ci potevamo aspettare, anche quei gesti tecnici, quella rovesciata splendida, quel gol bellissimo, comunque lui già l'aveva fatto nelle altre partite, capisci? Ecco, già lì vedi comunque ha un bagaglio tecnico notevole. Sai anche perché sono convinto di questo? Perché lui, a differenza di Battistuta, cerca sempre la soluzione tecnica quando è davanti al portiere. È difficile che faccia la soluzione di forza che era tipica del grande argentino, il quale andava di forza, proprio di prepotenza, andava sul pallone
Lui invece cerca sempre una soluzione molto tecnica, no? O vuol dribblare il portiere, o quantomeno gli vuol far passare la palla in un certo modo. Hai capito? Non va mai di potenza, raramente, no? Vero, è vero. Sì, è così, è evidente. Infatti Battistuta, quando è stato male fisicamente, purtroppo poi è finito, ha retto poco relativamente per quanto era forte la carriera. La difesa di domani sera contro l'Udinese, secondo voi? La difesa è un bel dilemma. È il problema a destra. Secondo me forse o mette Taddei a destra e Osanga a sinistra, o Perrotta a destra e conferma la difesa del Lecce. Molto più facile secondo me Perrotta a destra, perché in questo momento lui vede Taddei più come un laterale sinistro, quindi eventualmente anche una, se schiera Taddei subito può essere poi un'alternativa Cose Angel. Se li mette tutti e due subito, e considerando che Cose Angel già sono due partite che comunque non gioca, e quindi possono avere magari andare un po' in difficoltà nell'arco dei 90 minuti, non avrebbe certamente lui grande facilità nel sostituire. Io penso ad una soluzione più difensiva, perché lì ci sono due frecce agili, e soprattutto Di Natale tecnicamente a livelli eccelsi. E poi lì vanno a raddoppio insomma sulla fascia, perché se da una parte c'hai Isla, insomma raddoppia pure con Basta Isla, dall'altra parte c'hai Armero e Asamoah, insomma, quindi non sarà certamente facile. Però sebbene ciò, io l'ho come dire, idealmente già vissuta sta partita proprio con gli uomini in campo, non lo so perché ho delle sensazioni. Tu chi pensi invece in difesa, Marcello? Io penso che lui qualcosa a destra si inventa come ha detto, come dite voi, sposta Taddei. Taddei? Io penso di sì. Io penso a Novara l'ha fatto durante la partita. Sì. Durante la partita, io infatti quello dico, un conto è durante, un conto, ecco perché magari potrebbe pure partire per me con Perrotta e Taddei, poi magari fare entrare Cose Angel e spostare Taddei a destra, se magari Simone va in difficoltà. Lo so, ma ti ricordi a Milano, Carlo, lui fece Perrotta Taddei per contenere. Però non c'era Cose Angel, perché era squalificato, lì non era una scelta tecnica diversa. Poi magari avrete ragione voi e farà così, però considerato che lui Cassetti non lo vede a destra, quindi Cassetti lo escludi, Rosi purtroppo sta fuori. A destra sì, e Taddei lo ha provato fin da Brunico, l'ha provato comunque a sinistra, cioè gli ha fatto fare l'alternativa comunque a Cose Angel. Io penso possa lui partire con Perrotta comunque sicuro a destra, a sinistra magari uno tra i due, uno tra Taddei e Cose Angel, e poi se lo stesso Simone dovesse avere problemi durante la gara, far entrare il Taddei o il Cose Angel, quello che è rimasto in panchina, e spostare quindi Taddei. Certo, però ragionandoci, levare sto Taddei dell'ultima partita ci vuole del fegato. Poi, perché per me giocherà lui, magari rimarrà Cose Angel ancora in panchina. Ci sta tutta, perché se poi il credo è quello di far giocare chi è nella condizione migliore, non c'è chance. In una grande condizione c'è anche Negò. In primavera, ieri, un'altra partita super. Si trova a meraviglia poi con questo modulo. Il francese, forse, insomma, sarebbe il caso di prenderlo in considerazione un pochino di più, soprattutto quando si è in emergenza, forse. Perché lo fareste? Le vede sempre le partite della primavera. Ieri super, magari. Ieri super, veramente. Ma io non l'ho visto. Sì, ieri molto bene. Anche assist. Lo fareste voi, quantomeno portarlo in panchina? A questo punto il sacrificato sarebbe Cose Angel, però, se porti in panchina Negò. Certo, ne porti due. Anche perché non può non portare Cassetti, se che il limite lui lo considera come un'unica alternativa al centro, chiaro. Diventa un pochettino più difficile. Vabbè, staremo a vedere. Tanto poi oggi questo in conferenza stampa non dirà nulla, ovviamente. Nulla. Quello che noi stiamo argomentando gli verrà riproposto in ambito di conferenza, ma lui non dirà nulla. E bisognerà aspettare Carlo domani sera, intorno alle 20. Va bene. Noi ci risentiremo anche nel pomeriggio con Tonino Cagnucci, che abbraccio. A voi, ciao Tonino. Con Carlo, che ti abbraccio forte, amico mio. Grande, Carlo. Un abbraccio grande, Marcello. Un abbraccio a Flavio. E a prestissimo con tutti alle 16:30 con Tutto Campo sui 99.8 di Radio Yes.